Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati in un mio nuovo video. Oggi voglio provare a fare insieme a voi un make-up occhi col verde utilizzando questa palette di Revolution con tutto quello che è riflesso. Sono tutti opachi questi colori, quindi in effetti non so se voglio lasciare un trucco completamente opaco o poi diciamo aggiungere un po' di shimmer verso la fine. Intanto cominciamo. Il primer che vado ad utilizzare è questo di Essence. In effetti sto cogliendo l'occasione di prepararmi insieme a voi perché stasera esco. In genere non mi trucco mai col verde, raramente col verde. Al verde preferisco colori come il rosso, il bordeaux, il fucsia, il viola, anche l'arancione raramente. Però stasera voglio tentare la sorte. Insieme a voi, incrociate le dita, incrociamole tutte le dita. Allora, vado ad utilizzare le pennelle. Provo, non lo so, sarà una challenge, tutta tentativi. Come colore di transizione, provo ad utilizzare questo colore qui, che sembra più scuro dalla palette, mentre in camera in effetti va bene, credo. Ho già provato, se non ricordo male, questa palette. Sempre se non ricordo male era scrivente, però oggi ne avremo una riprova eventualmente. Proviamo ad utilizzare i nuovi pennelli che abbiamo preso nell'ultimo haul, così li proviamo insieme. Allora, il colore che voglio utilizzare adesso è questo qui. Io lo vorrei mettere su tutta la palpebra, ma questo è troppo chiaro. No, questo qui. È che dalla camera sembrano più chiari i colori. Proviamo. Sbocciamolo così. Ma si vede? Sbocciamolo così. Sì. Certo, lo preferirei più scuro e lo mettere, andrei a mettere su tutta. Proviamoli tutti, verdi, proviamoli tutti, così diciamo ci rendiamo conto. Ho sbocciato questo e questo. Ce n'è un altro. Questo un po' più acidino, lime. Sono molto tentata, anche se dalla camera sembra nero, invece ce n'è un altro ancora più chiaro. Lo sbocciamo su questa mano. No, questo è giallo, limone quasi. Invece riproviamo questo, che magari. Ok, forse andrò su questo. E invece riproviamo questo. Questo mi piace molto. Io vado con questo. Lo andrò modulando poco per volta per evitare di fare cazzate. Cominciamo dalla parte esterna. Allora, vado a prendere
Ciao. Questo. Fallout, fallout, un leggero fallout. Speriamo che resti leggero, che tutta la base è fatta. Ecco, adesso su questo verde vado a mettere un po' di questo colore. Mi serve il nero. Adesso vado a prendere il nero da questa palette di Vibo per andare un pochino ad intensificare l'angolo esterno. Speriamo. È eccezionale utilizzare i colori scuri dopo aver fatto la base. I bordi sto utilizzando questo verde mischiato con questo colore. Va, oggi facciamo vari accostamenti mischiato con questo colore. Gli ultimi pennelli presi sono stati un affare perché sono tutti da dettaglio, così a penna, e quindi sono comodi per me, per la forma dell'occhio ingestibile da me, certo. Pulirò il fallout che è andato ovunque un po' e dopodiché metterò sotto l'occhio questo colore nello specifico. Questo qui, che non so perché non sembra marrone. Vediamo, ecco. Adesso io pulirei un po' di fallout. Come? Col correttore. Quale?
Quello che resta di questa. Così andiamo a togliere un po' di questo colore netto. Ecco, e creiamo una leggera sfumatura. Che va poi a riprendere il colore della mia pelle. Allora, nell'angolo interno dell'occhio sono indecisa, non so bene che colore mettere. Allora, un altro pennellino a penna. Sono bellissimi questi pennelli. Comprateli, sono un affare. Ok, per fare il punto luce all'angolo interno dell'occhio si è scaricata la batteria del telefono. Comunque adesso vado a mettere il mascara, diciamo che è praticamente finito il trucco. Vado a mettere semplicemente il mascara e noi ci vediamo in un prossimo video, domenica prossima alle 13:30. Casomai vi lascio qualche foto alla fine. Ciao!